A chi piace un'ambientazione storica, ma anche sempre un libro di avventura, consiglio questo libro. Sì, la storia si svolge, è ambientata nella Londra vittoriana e parla dei Mudlark, un gruppo di ragazzi che scavano, nel fango maleodorante del Tamigi alla ricerca di piccoli oggetti di valore fatti cadere dalle carrozze occupate da gente ricca. Una volta trovati questi oggetti vengono rivenduti, è il loro modo per sopravvivere. Sono ragazzi di strada e quindi però sono legati da un grande senso di lealtà, di amicizia, anche di onore, se posso dire o usare questa parola. E quindi si crea questo bellissimo rapporto di amicizia con tutti i ragazzi che vivono sulle sponde del Tamigi, pur essendo soli. Sono dei piccoli tepistelli, però in realtà non farebbero male a una mosca. Il protagonista è attratto dai manifesti che avvisano dell'arrivo in città di un circo con l'attrazione principale, quella di un grande lupo delle grandi foreste del nord. Clay è molto curioso e si intrufola di notte all'interno del circo e vede questo grandissimo lupo con questi grossi e lucenti occhi color ambra e un mantello tutto grigio e decide di chiamarlo Nebbia. Insieme a Nebbia vede gli altri animali e vede come vengono trattati, soprattutto dalle persone che vivono all'interno del circo. Decide che soprattutto Nebbia debba essere libero e fuggire verso le grandi foreste del nord dell'Inghilterra, dove lui lì è nato. Ce la metterà tutta insieme con l'aiuto di altri ragazzi e di una ragazza molto scaltra, soprattutto riuscirà a liberare Nebbia, inseguiti dagli impresari del circo che si vedono sfumare un grosso introito e avevano già venduto i biglietti del circo, e anche dai cacciatori che assoldati per poter avere e intascare la ricompensa per chi avesse ucciso il grande lupo del nord. Una fuga rocambolesca attraverso i boschi, la natura, ma alla fine ce la faranno e Nebbia raggiungerà le grandi praterie, le grandi foreste del nord, dove si riunirà al suo gruppo e lì troverà anche la sua compagna. Clay, il protagonista, come tutti i ragazzi, il libro è ambientato nella Londra vittoriana, però in realtà i ragazzi sono quelli di sempre, quelli dei giorni nostri, dove ci sono piccole avventure, piccole bugie, questa amicizia, e quindi i ragazzi sono sempre i ragazzi di sempre. Però viviamo con il cuore in gola mentre leggiamo il libro perché vogliamo a tutti i costi che Nebbia, insieme a Clay, raggiungano queste grandi foreste del nord.